89.104 dalla città di Recanati, salutiamo il presidente uscente, o meglio l'ex presidente degli IRCER, Alfredo Moretti. Buonasera Moretti. Buonasera a te, Asterio, a tutti voi, grazie. Allora, vediamo un po' perché abbiamo chiamato, ho visto che abbiamo adesso il nuovo consiglio di amministrazione, è stato ufficializzato nella giornata di ieri e ci sono nomi, diciamo così, importanti. È un bel consiglio di amministrazione, bisognerà vedere appunto adesso che cosa sarà chiamato a fare e soprattutto se queste persone, cito così velocemente Paolo Tanoni, Giuseppe Casali, Alfredo Moretti, appunto l'unico riconfermato sei tu, Elisabetta Leonardi, Amedeo Giorgetti, Cristina Giovagnola, Andrea Sileoni, Giancarlo Biagioli e Andrea Mentasti. Ecco, sembra che stiano quasi ai vertici di una multinazionale, quasi, per quanto questi nomi, no, sono legati anche a importanti funzioni professionali. E, Alfredo, come lo vedi questo nuovo consiglio di amministrazione? Visto così, sembra che appunto rappresenti veramente una grossa novità per l'IRCER, che prima era formata da più delle volte da semplici cittadini. Certo. Voglio dire che siamo semplici cittadini anche noi, ecco, non c'è niente di particolare su questo, però devo riconoscere che effettivamente la concretizzazione di un parterre di questo tipo con nomi di questo livello sicuramente ci inorgoglisce, però al tempo stesso ci fa dire che non basta mettere là dei nomi per fare poi delle cose buone. E la mia scommessa in questo senso è proprio di far sì che a grossi nomi corrispondano almeno buone cose, ecco. Sì, prima fra tutti che cosa sarete chiamati? Perché ad esempio tu mi dicevi, no, anche giustificazione di quello che si preannunciava come un'introduzione per la prima volta di un gettone di presenza, che l'impegno degli amministratori è notevole, nel senso che comunque sono chiamati frequentemente a riunirsi o comunque a prendere in considerazione aspetti della vita degli IRCER importanti. Ecco, però ecco, non è che siete un organismo che si riunisce tutti i giorni, cioè vi vedete non so se una volta al mese, due volte al mese. E le prime grandi, diciamo così, questioni da affrontare quali sarebbero, Alfredo? Il corso del gettone di presenza, credo che vorrei fare una riflessione che ci richiama un po' a discorsi che abbiamo fatto tempo addietro. Diciamo che quella era l'epoca artigianale, direi, no? Artigianale in senso buono, voglio dire, perché comunque si chiamavano dei cittadini che erano rappresentanti della politica e che venivano messi in un ingranaggio che fino a quel momento, io parlo fino a due anni fa, quando mi sono insediato come presidente IRCER, venivano messi in un meccanismo dove tutto andava in automatico fino a quel momento, no? Poi da lì in poi invece in automatico non ci andava più, perché la fondazione era diventata un qualcosa di fondazione privata, appunto, no? Quindi dove l'impegno che ci si assume in quella iniziativa là è sempre maggiore, quindi richiede competenza e voglia di fare, una sorta di volontariato attivo veramente importante. E per come venivano costituiti i vecchi consigli di amministrazione, il volontariato attivo tu gli chiedevi semplicemente di fare quello che potevano. Se gli chiedevi di più, dice, beh, insomma, allora che sono venuto qui a massacrarmi, no? E allora l'idea del concetto, cioè del gettone di presenza, era una sorta di, come l'avevo definito, un ovulo quasi di riconoscimento. Ascoltando e giustamente poi metabolizzando tutto quello che si è detto, nasciamo in maniera completamente diversa. Io ho ascoltato con vera attenzione quello che un presidente di IRCI è passato, come Umberto Simoni aveva riferito, parlava proprio di questo spirito di volontarietà, di attivismo locale che doveva portare a qualcosa, che era un'espressione
naturalmente degli anni precedenti, e tutto sommato a questo punto credo che la cosa possa essere trasferita ai giorni nostri, ma con dei personaggi completamente diversi. Senti Alfredo, ma come mai ci sono voluti 60 giorni e poi, prima di varare questo nuovo CDA, quali le difficoltà che si sono incontrate? Soprattutto volevo sapere se in questo CDA c'è anche un po' il tuo zampino. Ti rispondo subito che lo zampino c'è tutto, non è uno zampino, è una gamba pesante. È uno zampone di Natale. Diciamo. È uno zampone di Natale, se vogliamo dirla così, nel senso che... Una volta verificatasi il meccanismo delle dimissioni, fatta all'italiana, tutto veniva spontaneo dire, beh, ne vanno via alcuni, ne mettiamo degli altri, no? Invece secondo me tutto questo lasso di tempo è servito per maturare delle decisioni, non dico completamente opposte a quelle, però secondo me estremamente maturative, e ringrazio pubblicamente tutti coloro con i quali siamo entrati in collegamento, che io voglio chiamare un gruppo di recanatesi per recanati, li voglio definire così, che definisco gente di spessore, che definisco gente che intende il volontariato fatto in maniera costruttiva, non solo verbale, che venga fatto in maniera anche organizzativa, perché io di questo mi farò carico, proprio che il fatto che questa volontarietà a livello di nomi poi abbia una concretizzazione a livello organizzativo. Ecco, dicevo, come mai tutto questo tempo? Forse perché c'era stato... Io scusa Stereo, non so se hai letto i nomi che stanno là tu dentro. Tu dici ci vuole parecchio per metterli insieme. Beh, fare un cambio, dire guarda, anziché Cucciolo ci metto Pippo lì dentro, la cosa sarebbe stata, voglio dire, in 48 ore, che era quello che inizialmente sembrava andasse poi per la maggiore, no? Poi secondo me si è innescato un discorso sia di tipo politico che di tipo programmatico futuro, che ha portato all'organizzazione di questo gruppo, di questo consesso, che con forti difficoltà, perché le cose non nascono in maniera spontanea come se niente fosse, però abbiano prodotto un qualcosa che per adesso è un consiglio di amministrazione, speriamo domani sia qualcosa di operativo a tutti i livelli. Senti, messo da parte definitivamente il project finanzi oppure rimane fra i vostri punti all'ordine del giorno? Dunque, il project financing è sicuramente... Parliamo della scuola del recupero della GI per chi non, è, per chi, non certo, ci segue proprio costantemente. Diciamo che è un, come dire, un tassello che era stato in qualche modo affrontato col consiglio di amministrazione precedente. Il nuovo consiglio di amministrazione si dovrà confrontare con questo, però lo farà con tutta la sua autonomia, con la sua esperienza, ed è per questo che la mia richiesta è stata fatta proprio in senso manageriale. Ho chiesto tecnici, manager, che sappiano darci delle risposte giuste, cioè non è possibile che a tutt'oggi, dopo 7-8 mesi dall'inizio di questo discorso, tutti siano autorizzati a dire la loro opinione, come è da una parte giusto che sia, ma poi nessuno vada a concretizzare quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Ecco, quando dici ho chiesto, significa che molto probabilmente l'ipotesi, più che un'ipotesi, di una tua riconferma anche alla presidenza da parte del CDA, perché adesso ci dovrà pensare il CDA a votare il presidente. Certamente, è il primo atto che farà il CDA, e una cosa che ti dico in anticipo è che mi premeva dire che la presidenza mi veniva richiesta in un certo senso caldeggiata. Io ritengo e continuo a ritenere in questo momento che vadano distinte le due vie, i due indirizzi che la fondazione deve percorrere. Uno è quello
della promozione, della salvaguardia, del miglioramento di quella che è la sua struttura primaria, il suo scopo fra l'altro della fondazione, che è quello dell'assistenza alle persone in disagio, quindi gli anziani e quant'altri. E a questo punto io voglio esprimere tutta la mia adesione a questo tipo di progetto, e mi fa veramente piacere che questo mi venga confermato, qualora fosse. Al tempo stesso voglio riconoscere che c'è un altro piano, che è quello amministrativo, dirigenziale e manageriale, che oggettivamente non può competere a me, in quanto è veramente una competenza nuova, moderna, ed è su questo piano che io ho chiesto veramente aiuto a chi ne sa più di me, a chi sa fare più di me, a chi è qualificato a farlo. Quindi fai due conti e vedrai che cosa potrà venire fuori, quello che penso, ecco. Quindi possiamo dire che, ecco, ti è stato chiesto anche da parte di chi hai contattato di poter continuare a rappresentare gli IRCER nella veste di presidente, però tu dici gli IRCER ha anche adesso una grossa presenza e componente del CDA di manager che metteranno tutta la loro esperienza proprio per questa funzione maturata dal punto di vista professionale, per le professioni e le attività che svolgono, e che assicurerà sicuramente agli IRCER anche dell'iniziativa, o meglio ancora delle scelte che rientrano in questo aspetto manageriale. Perfettissimo, hai colto al 100% il discorso che volevo fare e che farò. Quindi io chiederò che all'interno del Consiglio di Amministrazione vengano riconosciute e precisate competenze specifiche, quindi ci sarà chi seguirà la parte del patrimonio, chi seguirà la parte relativa all'agricoltura, chi seguirà i rapporti con il mondo esterno, col mondo politico, eccetera, col mondo imprenditoriale, chi seguirà soprattutto quello che è lo scopo fondamentale della fondazione, che come dicevo prima è rappresentato dalle attività sociosanitarie dei vecchi IRCER, e poi il nome che dovrebbe chiudere questo cerchio dovrebbe essere colui che a un certo punto riesce a coordinare tutto. Quindi non vedrei più la figura del vecchio presidente come era inteso precedentemente, che era quello che si, come il medico che ero io, che sono io, come era il medico il presidente precedente, come sono stati i medici altri o altre cose che avevano un settore di espressione piuttosto che un altro. Ci vuole qualcuno che effettivamente rappresenti IRCER a livello di fondazione moderna, quindi qualcosa, e se tu leggi nei nomi che stanno all'interno di noi, secondo me si delinea questa figura. A ogni nome è associata una sua competenza, esatto, sì, questo, esatto. È vero. Questo è vero. Senti, ci sarà presto quindi la convocazione CDA? Penso proprio di sì. Prima di Natale? Direi proprio di sì. Sì. Va bene, non so se hai qualcos'altro da dire che ci è sfuggito, che non ti ho magari stimolato. No, sai, è una discussione così talmente aperta che veramente mi ha coinvolto e ci ha coinvolto, e mi ha fatto veramente piacere che a essere coinvolti in questo tipo di discussione siano dei canadesi che hanno già dimostrato in altre situazioni che di poter dare una mano e di poterlo fare, se è chi mi riferisco, no? Sì, certo. Certo, mi porto anche altri canadesi che non compaiono sul consiglio di amministrazione, che non compaiono ma che sono veramente presenti, sono dei benefattori. Io questo è un pallino che mi porto dietro ormai da qualche anno, è quello di ripristinare questa lista di benefattori, no? Benefattori. Non perché uno deve morire contento, tra virgolette, però voglio dire, è possibile che a Recanati non ci sia un gruppo di 10 persone, di 20 persone che
nei loro settori, con le loro competenze, diano una mano specifica in un settore come questo. Una delle scommesse che secondo me andremo anche ad affrontare, vista la situazione di difficoltà dell'ospedale, no? delle strutture pubbliche ospedaliere, secondo me una scommessa grossa potrebbe essere quella di vedere come possiamo noi, con un impatto tutto sommato locale, confrontarci con una realtà del genere. Questa è la scommessa che io vorrei provare, non dico a vincere, però ad affrontare in maniera costruttiva. Non è che ritorniamo a una vecchia struttura sanitaria governata dagli IRCI, come era una volta, un tempo, no? Ti sembra male? No. Ti sembrerebbe male? No, ci svincoliamo dall'ASUR, diciamo così, dalla sanità pubblica. Allora, Asterio, se tu fai due conti, l'ASUR ci darà sempre meno. Sta cedendo tutti i servizi sul territorio. Sta trasmettendo tutto all'ambito e l'ambito non fa altro che disfarsi dei servizi sul territorio. E io ti faccio esperienza specifica delle autorizzazioni che abbiamo accolto e avuto inizialmente per l'Alzheimer, che poi ci sono state in qualche modo sospese. Quindi c'è un pubblico veramente, veramente in difficoltà. Lo vediamo continuamente, no? C'è un privato che sta con le zanne fuori dalla bocca, perché appena può si va a infiltrare nei gangli deboli della sanità. Che c'è di strano se una struttura recanatese, socialmente, storicamente presente sul territorio da 500 anni, a un certo punto prova in qualche modo a riappropriarsi di alcune funzioni? Non dico che si possa rifare chissà che cosa, un ospedale nuovo, cose del genere, però per esempio anche nella revisione della cosiddetta Casa della Salute, perché non giochiamo un ruolo importante, se possibile, in quell'ambito? Cioè non fare delle cose raffazzonate, miniaturizzate, perché la legge regionale pretende questo, perché dobbiamo sistemare due goccetti da una parte, due da un'altra, eccetera, eccetera. Quindi si potrebbe utilizzare l'immobile per altri, magari. Lo dici già da solo, no? È una cosa veramente. Allora, è un immobile quello che era nostro, decisamente, no? E che adesso verrà sottoutilizzato, o comunque ci si inventerà non so che cosa per dargli almeno una parvenza di struttura sanitaria, eccetera, eccetera. Quindi si parla di mettere questo, quest'altro, proprio per riempirlo, no? Proprio per dare. Se poi io lo impoverisco di quelle che sono le competenze, cioè la parte tecnica. Noi a serio qui parliamo di impoverire l'aspetto tecnico di un ospedale. Per esempio, un servizio di radiologia, se l'ASUR non sarà in grado di gestirlo, perché non c'ha i soldi di farlo, anziché farci entrare un privato, perché non può farlo l'IRCER a questo punto? No, non mi fa piacere sentirti parlare così, mi fa piacere. Anche perché poi abbiamo visto come tanti privati sono riusciti proprio magari a mettere in piedi delle strutture, come non so, giusto, tu hai parlato della radiologia, magari una risonanza magnetica nel territorio che potrebbe, no, convenzionarsi con la regione, ma che potrebbe assicurare un servizio veramente di eccellenza, che ha come sede magari Recanati. Se c'è questa possibilità, teorico è possibile, allora se ci appelliamo a questi 10 benefattori che ti dicevi. Certo, ripeto, è un discorso non semplice, di difficile realizzazione, però se io aspetto che poi ci arrivi veramente il privato, come è successo, il privato a me sembra che come scopo fondamentale abbia quello del guadagno, poi, no, su quello che fa. Certo. Allora, io riparto dalla eticità del discorso IRCER, è un discorso che storicamente si,
si è proposto e si è concretizzato proprio come tentativo di risolvere le difficoltà sanitarie, economiche, sociali, quello che vuoi, storiche, no? Quindi allora, se questa macchina, diciamo nostra, che è rimasta nel limbo un po' per tanto tempo, perché agli occhi di qualcuno poi tutto dovrebbe limitarsi a offrire i servizi per i 70-80 ospiti che stanno là dentro, e quindi in quella prospettiva secondo me si muore definitivamente, perché si tratterà di una involuzione, non di un'evoluzione, no? Quindi vedere il problema degli anziani semplicemente come quello del parcheggio finale, mentre invece io lo vedrei proprio come un momento della dinamica complessiva che porta l'anziano in quella fase, ma che prima si è mossa in altri settori. Io ricordo che in un'altra intervista avevamo parlato proprio di un circolo virtuoso che portava da IRCER all'RSA, all'ospedale di Recanati, no? Quindi bisognava, secondo me, ricreare un circolo virtuoso che coinvolgeva queste strutture, no? E se al centro di questo circolo virtuoso ci sono gli IRCER, io penso che facciamo no 13, facciamo 26, capito? Ecco. Benissimo, con questa, veramente questa è una chicca che ci dai. Se è una chicca non lo so, no, ma è, non lo so, però è una riflessione libera un che faccio un venerdì pomeriggio. Ecco. Sì, ma è un modo ambizioso anche di vedere le cose, nel senso non è sempre sottotono, ma con progetti che possono effettivamente, no? Appunto, non sono poi così lontani dal potersi realizzare, basta certo, un po' certo. Di volontà. Allora, qui mi trovo, detto fuori dai denti, mi trovo un imprenditore illuminato, secondo me, che è Giuseppe Casali. È un imprenditore che ha avuto sempre a cuore questa tematica, ed è uno dei motivi per cui mi ha avvicinato e col quale mi sono confrontato anche nelle ultime elezioni, pur non partendo da idee politiche, no, sovrapponibili. Quindi il buon Peppe mi chiede sempre: ma come si può fare per migliorare questa cosa? Allora, uno ingenuamente diceva: bisogna metterci i soldi, si diceva, no? Secondo me non è questo, non basta mettere i soldi, perché bisogna mettere soldi, certamente, bisogna mettere passione, bisogna mettere professionalità, sicuramente, in quello che si fa. E poi io, Alfredo Moretti, ho scoperto in questa mia esperienza da presidente IRCER che la fondazione deve avere tutti questi requisiti a livello locale, quindi passione, professionalità, impegno, volontarismo, però deve avere coperture, ma non protezioni, deve avere comunque capacità di contatto a livello più alto. Quindi se tu pensi all'esperienza che lo stesso Paolo Danoni ha realizzato con il film, al quale fra l'altro, no, avevamo dato anche noi una sorta di placet iniziale con un incontro che ricordo importantissimo con il regista, eccetera, no? Quindi qualcuno ci disse: ma voi dell'associazione che ci azzeccate con Leopardi, la cultura, no? Quindi io ricordo quanto fu difficoltoso l'approccio iniziale, no, a questa cosa, poi dopo abbiamo visto qual è stato il risultato, no? Allora, ideologicamente mi viene da pensare che in questo settore potremmo fare un'operazione, non dico simile, però un'operazione dove le idee vengono a chi poi c'ha capacità di realizzarle. Perché io ho conosciuto e conosco molte persone di buona volontà e di buon senso che hanno grandi idee, ma poi dopo a livello pratico non ci riescono, ma non perché non sia, perché ognuno ha poi degli ambiti di competenza. Allora, l'idea mia è quella di mettere insieme chi ha buone idee, capacità di realizzazione e passione e volontà.
Benissimo, Alfredo, io ti ringrazio, ci risentiremo nei prossimi giorni, faccio tanti auguri di buon lavoro perché mi sembra che adesso di lavoro ce ne sarà tanto, visto come, con quale animo, spirito e ottimismo tu ti approcci a questa di nuovo esperienza all'interno degli IRCER. Sono ottimista, cioè ottimista per natura, ma non so. Non sono, voglio dire, cieco da non capire dove... Questa evoluzione in questi 2 mesi che tu hai citato, spesso mi hai portato a dire, a questo punto ragazzi, io ho fatto quello che secondo me potevo fare, adesso vado a fare una corsetta in più, vado a fare un viaggio in più, faccio altre cose, no? E poi subentra quella voglia comunque di mettersi in discussione che ho scoperto contemporaneamente negli altri amici di percorso che ho trovato. E quindi sapere che 5, 6, 60enni quasi di belle speranze, di belle cose si siano ritrovati intorno a un tavolo per dire che possiamo fare, per me è una cosa veramente incredibile e entusiasmante al tempo stesso. Poi magari fra 6 mesi parleremo però intanto l'entusiasmo è una cosa secondo me contagiosa e secondo me positiva da trasmettere, se no non faremmo quello che facciamo, ecco. Di nuovo tanti auguri, grazie. Di buon lavoro. Grazie e buona serata. Ciao. Ciao, Alfredo.